Benvenuti alla rubrica Web Curioso. In questo video parleremo delle 10 curiosità del film C'era una volta a Hollywood, diretto da Quentin Tarantino. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt hanno accettato la riduzione del salario, pur di lavorare con il regista Quentin Tarantino. Brad Pitt è piombato a casa di Quentin Tarantino, per convincerlo ad avere la parte nel film, pur non sapendo che il regista aveva già deciso di ingaggiarlo nel ruolo di Cliff Booth. Nel ruolo di Cliff Booth era stato ipotizzato anche Tom Cruise, ma Brad Pitt restava comunque la scelta preferita del regista. Molti degli attori hanno dichiarato di aver partecipato alle audizioni del film senza sapere che ruolo avrebbero interpretato, vista la segretezza in cui era tenuta la sceneggiatura. Burt Reynolds, letto il copione e saputo del ruolo di Brad Pitt, ha suggerito a Tarantino di inserire in sceneggiatura una battuta che dicesse a Booth di essere troppo bello per essere uno stuntman, cosa che il regista ha poi fatto. Burt Reynolds, ingaggiato per il ruolo di George Spann, il ranchero proprietario della terra occupata da Charles Manson, è morto in seguito a un infarto prima di poter girare le proprie scene, ed è stato poi rimpiazzato da Bruce Dern. Luke Perry è morto 4 mesi dopo la fine delle riprese, e quindi prima della presentazione ufficiale del film. Il titolo C'era una volta a Hollywood è un evidente omaggio ai due film preferiti di Quentin Tarantino, C'era una volta il West e C'era una volta in America, entrambi del regista Sergio Leone. Per ricreare la Los Angeles del 1969, Tarantino ha preferito ricorrere il meno possibile alla computer grafica, utilizzando quando possibile luoghi reali, opportunamente riportati al loro aspetto originale. La scenografa Barbara Ling ha definito il compito molto arduo, in quanto Los Angeles non è mai stata una città con uno spirito di conservazione storica, hanno dovuto riprodurre gli edifici dell'epoca nel minimo dettaglio. Nella scena in cui Dalton brucia i nazisti con un lanciafiamme in un film, DiCaprio ha usato un vero lanciafiamme contro le controfigure opportunamente protette. DiCaprio era bloccato dall'agitazione, e una controfigura gli ha dovuto dimostrare di poter prendere fuoco senza alcun rischio, prima di riuscire a usare il lanciafiamme in tranquillità. C'era una volta a Hollywood. Se il video mi è piaciuto mettete un like. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale, per non perdere i prossimi video. Ciao!